davvero, come dire, immagini drammatiche. Abbiamo avuto visione di alcune sequenze di fatti che sono successi. Io credo che questa è un po' una galleria di foto di campioni che non ci sono più e che sono morti sul campo, come quelli che abbiamo visto. E sono tutti campioni che voi conoscete meglio di me. Non sono solo i campioni, tuttavia, ma ci sono anche ragazzi. Questo è un ragazzo che 2 anni fa è morto su un campo di calcio a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Questo è l'ultimo ragazzo di qualche settimana fa. Si è avuta notizia sui giornali di qualche settimana fa. Questa è la galleria dei fortunati. Questi 2 calciatori hanno avuto un arresto cardiaco in campo, sono stati rianimati e sono tuttora viventi. Naturalmente hanno smesso l'attività sportiva, però vivono. E questi sono ancora più fortunati, nel senso che qui si è arrivati prima, cioè c'è stato, come dire, la selezione, i controlli medici che hanno permesso di scoprire in tempo. Eppure erano dei campioni che giocavano in altre nazioni a livello agonistico, a livello molto, come dire, molto impegnativo. In Italia non hanno passato i controlli medici, erano tutti e 2 affetti da gravi patologie cardiache, sono stati operati, hanno smesso anche questi l'attività sportiva, però qui in questo caso si è arrivati prima. Capite bene che di fronte a queste cose, a questo che succede, le domande che vengono ovvie sono quelle: ma come può succedere? Ma com'è possibile che gente, che atleti che stanno in una forma splendida, che stanno bene, che non hanno nessun problema, che possono giocare a livelli così importanti e impegnativi sotto il profilo agonistico, com'è che può succedere che in pochi minuti perdano la vita? Qual è la causa? E soprattutto io credo che chi organizza, chi fa delle attività sportive, non solo quindi gli atleti, ma chi organizza queste cose, deve porsi il problema: ma com'è possibile evitare questi eventi? Questa è la problematica di questa sera, e anche perché alla luce di questa legge che è di qualche mese fa, è una legge di aprile del 2013, che ha indicato quantomeno 2 iniziative da fare per cercare di prevenire quegli eventi, che sono quello di fare dei controlli più severi prima di avviare sia i ragazzi sia gli sportivi all'attività fisica, controlli che devono prevedere almeno un elettrocardiogramma, e poi la dotazione dei defibrillatori che dovrebbe essere presente, i defibrillatori dovrebbero essere presenti in tutti gli impianti sportivi. La legge indica anche, come dire, dei tempi, nel senso che credo che le società professionistiche hanno a partire dalla legge 6 mesi di tempo per adeguarsi, le altre società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, ma in tutti gli impianti sportivi ci deve essere un defibrillatore. Ora, di queste cose noi vogliamo parlarne questa sera e abbiamo chiamato a relazionare un mio carissimo amico e grande esperto di queste cose, che è il dottore Francesco Borrello. Lui si occupa di aritmie in questo periodo, si è occupato anche di altre cose, si occupa di aritmie, ha avuto tante esperienze all'estero, tra cui per esempio anche il conseguimento dell'abilitazione americana all'esercizio professionale, e al momento è responsabile dell'unità di elettrofisiologia e cardiostimolazione del Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Ecco, gli chiediamo a Francesco di dirci in parole chiare come sa fare lui, vedrete come lo sa fare, di farci capire che cosa succede in questi casi e come possiamo fare per evitare questi, che sono dei veri e propri drammi. Stavo per
dicendo alla signora che di tutte le foto fatte probabilmente questa è una delle più brutte, però campeggia anche su un mio sito internet. Dal fisico credo si possa capire che io non sono il signor Taibi, faccio parte di quel 38% che non ho mai fatto sport, però prima o poi ogni giorno dico a me stesso che sarà il caso di iniziare a fare sport. Per quanto riguarda questo argomento, mi ponete delle domande assolutamente importanti e mi piace iniziare sdrammatizzando e ricordando a me stesso chi è un esperto. Mark Twain diceva che, che un esperto è uno che viene da almeno 150 miglia, perché ovviamente Nicola con lo sguardo dell'affetto mi ha fatto capire che io sono un super competente e divento super competente solo perché vengo da 150 miglia da Cariati. Questo paesino si chiama San Biase ed è il paesino dove è nato mio padre, perché io vivo a Catanzaro ed ero sotto le 150 miglia, quindi sono un competente se consideriamo questo come parametro. Perché siamo impressionati da questo video? Ti giuro Nicola, ho visto questo video e mi ha un po' emozionato, perché sono delle cose sui generis, in quanto noi riteniamo che la popolazione degli atleti, che è una sottopopolazione generale che viene considerata diciamo come di persone ben allenate, sottoposte a molti controlli, nel caso in cui a loro succeda qualcosa, a cascata a tutti noi e ai nostri figli potrebbe succedere qualcosa se non di peggio. Per la verità il fatto che loro facciano uno sforzo fisico che è definito come vigoroso e sistematico non li esclude completamente dai rischi, come hai dimostrato, di morte improvvisa. C'è da fare però una riflessione che, benché eclatanti questi casi, come numero assoluto non sono molto alto. Per cui per fortuna non sono casi così importanti, soprattutto in un sistema come quello italiano in cui la medicina dello sport, che lì per lì è assolutamente pesante e fastidiosa perché ci impone una serie di certificazioni, dà delle regole tali per cui, ad esempio, mi sono messo a leggere per curiosità quali sono le indicazioni in altre nazioni. Noi siamo molto più sottoposti a restrizioni rispetto ad altri paesi molto più evoluti dei nostri, come gli Stati Uniti. Un'altra riflessione che volevo fare è che non ci sono solo malattie cardiovascolari, ma ci sono anche altre cose che possono essere causa di morte improvvisa, e gli americani che amano fare riflessioni oggettive, per cui tagliando un'intera popolazione di sportivi, questo è un lavoro fatto nel 2011, quindi non molto tempo fa, hanno studiato tutte le cause di morte improvvisa di atleti che erano iscritti alle università americane, per cui hanno fatto un lavoro incredibile, hanno scoperto che il circa 51% delle morti improvvise, quindi la metà, consegue ad eventi traumatici, sono persone che muoiono improvvisamente in incidenti stradali o in altro. Il 16% invece delle morti consegue ad una causa cardiaca, poi ci sono altre cause di morti improvvise come colpo da calore, cancro, omicidi, suicidi, eccetera. Un'altra popolazione esaminata, per cui iniziamo a entrare nell'ordine di idee che in me non c'è solo il cuore, un'altra popolazione invece che mi ha interessato analizzare è stata, questo è un importante autore americano, che ha analizzato tutti i giovani sportivi, indipendentemente dal corso di studi, per 20 anni, per cui ha analizzato circa 2 milioni di atleti, e di questi 2 milioni di atleti ci sono state 1.866 morti. Di questi 1.866 morti, circa il 56%, per cui in questo studio, che è molto più ampio, la quota cardiaca aumenta, si è evidenziato che il 56% di questi eventi conseguono a cause cardiache, e di queste la causa cardiaca più frequente risultava essere, nel 36% dei casi, la cardiomiopatia ipertrofica. Io, quando ho a che fare con un paziente, racconto sempre che il cuore è come se fosse un appartamento di 4 camere, dove due di queste sono gli atri, altri due sono i ventricoli, che sono i veri e propri motori. Prendono e spingono sangue il sinistro in tutto il corpo, il destro nel polmone. Allora, il ventricolo sinistro, in alcune condizioni patologiche predisponenti, cioè ci si nasce, tende a diventare sempre più grosso, sempre più grosso, sempre più grosso,
E il fatto che gonfi non è una buona cosa, perché l'ispessimento di parete è un segno potenzialmente minaccioso per la vita delle persone. Nel 2007 gli americani, sulla scorta di tutte queste informazioni, vengono fuori con una revisione di questi dati e dicono la loro su come comportarsi con gli atleti americani, e fanno la stessa riflessione di cui vi ho parlato prima, cioè iniziano a dire che la quota prevalente degli eventi morte per cause cardiache risulta essere la cardiomiopatia ipertrofica, poi c'è un'altra malattia congenita che l'origine, immaginatevi che il cuore riceve nutrimento attraverso dei tubi che si chiamano coronarie. Le coronarie dovrebbero originare da alcune aree specifiche. Nel 17% dei casi delle morti per cause cardiache si ritrova sempre un'origine anomala di una delle coronarie. E poi ci sono una serie di tante altre piccole malattie, come malattie congenite che si chiamano canalopatie, non so se avete mai sentito parlare della sindrome del QT lungo, della sindrome di Brugada, ma anche altre condizioni come cardiopatia ischemica, stenosi aortica, cardiomiopatia dilatativa e così via. Distinguiamo due categorie: gli sportivi che fanno sport e hanno sotto 35 anni sono sportivi che hanno delle cause di morte cardiaca per predisposizioni congenite, cioè se si muore entro 35 anni è altamente probabile che chi ci ha costruito ha sbagliato qualcosa nel progetto, per cui entro i 35 anni è quasi sempre una causa congenita di morte. Invece ci sono, e sono rimasto incuriosito, c'è gente che fa sport anche oltre i 35 anni, credevo si facesse sport unico fino ai 5-10 anni, invece c'è gente che fa sport, sono pazzi. La popolazione sopra i 35 anni, sto parlando di agonisti, di atleti, tra i 35 e i 40 anni hanno un'altra peculiarità demografica, fanno usualmente sport individuali, non sport di squadra, e fanno ad esempio corse, endurance, ad esempio maratone, eccetera. In questi casi, curiosamente, la morte improvvisa non consegue ad una predisposizione congenita o acquisita nel corso del tempo, ma può essere conseguenza di una coronaropatia inaspettata, cioè può avvenire l'infarto anche in una persona ben allenata. Faccio vedere qualche tempo fa, per invitare le persone, sto scherzando, mi riferisco agli adulti, a non fare sport, l'inventore del jogging, no? Della corsa leggera, è morto a 40 anni. C'era invece Churchill, fumatore discreto e edilista, che è campato fino a oltre 80 anni. Il motivo è che chi si allena e ha una predisposizione per malattie quali l'infarto del miocardio non è solo tutelato dal fatto che faccia sport, ma deve avere un cardiologo di riferimento. Come vi dicevo prima, ci sono anche altre cause, non solo cardiache, ma anche cerebrali, di morte improvvisa, la commozio cordis, ad esempio prendere un trauma chiuso, ad esempio i giocatori di baseball a volte ricevono delle palle che possono creare subito dopo degli episodi di morte improvvisa, e poi sostanze illecite, però ovviamente di tutti questi argomenti non ve ne parlerò. Gli americani hanno identificato una lista. Non è necessario per nessun atleta, uno che ad esempio gioca nell'NFL, nell'NBA, cioè basket, football, football americano, non è necessario andare dal medico, non è necessario. Loro consigliano semplicemente di avere una lista di storia medica a livello delle scuole elementari, medie e liceo. Questa storia medica può essere presa dai genitori. Consiste nel chiedere all'atleta, al giovane atleta, se ha dolore durante esercizio fisico, se ha uno svenimento inaspettato, se ha, e queste cose consideratele anche per i vostri figli, cioè tutte queste cose che vi sto dicendo indagatele, anche se sarebbero delle cose così manifeste che, per le quali andreste subito dal medico. Una fatica eccessiva non spiegabile, un riconoscimento, e questo lo può fare solo il medico, di un nuovo soffio cardiaco, di un'elevata pressione arteriosa, oppure una storia familiare di
qualcosa che non va, come una storia familiare di morte improvvisa, una disabilità cardiaca in un familiare entro i 50 anni di età, e poi consigliano una valutazione fisica che passa per l'ascolto del cuore con i soffi, l'ascolto dei polsi femorali e l'aspetto, ci sono delle condizioni in cui ci sono le persone patologicamente alte con delle peculiarità per cui si identifica una sindrome che si chiama sindrome di Marfan, e sono persone altamente fragili, hanno l'aorta che si può rompere da un momento all'altro sopra determinate dimensioni. E quello che mi ha stupito è che la linea guida di una importante rivista di cardiologia americana dice che queste cose, perlomeno questa prima parte delle cose, deve essere effettuata dai genitori, a loro non interessa. Quali sono le considerazioni medico-legali da fare? Che negli Stati Uniti non c'è nessuna legge statale o federale che regola lo screening cardiologico dell'atleta, così anche se qualcuno viene dal cardiologo americano e il cardiologo americano non è in grado di distinguere una piccola alterazione la quale poi sarà responsabile della morte, questo non è motivo per denunciare il medico negli Stati Uniti. Invece in Italia è obbligatorio uno screening cardiologico, il medico è considerato negligente nel caso in cui non abbia diagnosticato una patologia cardiaca che potrebbe essere potenzialmente fatale durante lo sport. Allora, quella cosa di cui vi parlava il dottore Cosentino dell'elettrocardiogramma consegue al fatto che la Società Europea di Cardiologia ha identificato come unico e importantissimo parametro di valutazione oggettivo l'elettrocardiogramma di 12 derivazioni, cioè l'elettrocardiogramma fatto in un ragazzo, ed è la cosa che state facendo fare ai vostri figli, credo da almeno 2-3 mesi, da quando questa legge sta per diventare, questa legge sta cambiando il nostro stile di vita, è probabilmente uno dei principali modi per ridurre significativamente il numero di morti improvvise. Nelle scuole medie superiori, come vi dicevo, negli Stati Uniti non vi è obbligo di alcuna valutazione medica, e a livello professionistico dal 2007 solo l'NFL, che sarebbe il football americano, quelli che si mettono le corazze, obbligano semplicemente ad un elettrocardiogramma e ad un ecocardiogramma annuale. Immagino che nelle squadre di calcio professionistiche non sia così in Italia. Allora, che cosa dobbiamo far fare ai nostri figli o ai nostri mariti o alle nostre mogli nel caso in cui si voglia lavorare secondo regola? Fare una raccolta anamnestica e una visita. La visita consiste nell'ascoltare il cuore del paziente, misurare la pressione, ascoltare le spalle. E, anche se si sa che queste due cose da sole non sono sufficienti per escludere tutte le cause di morte improvvisa, perché mentre ad esempio è molto facile sentire con il fonendoscopio un soffio da valvulopatia aortica, da valvulopatia mitralica, ci sono delle cardiopatie strutturali importantissime, massive, che però non possono non dare segno di sé. Ad esempio, immaginatevi, questo è il cuore, l'atrio sinistro, la valvola mitrale, il ventricolo sinistro, atrio destro, ventricolo destro. Questa porticina non si chiude bene, qui indietro ritorna il sangue. Questa è un'insufficienza della valvola mitrale che con la visita si può percepire, non si capisce quanto è grave, ma si può percepire. Invece, se guardate questo cuore, se uno fa banalmente la visita potrebbe non ascoltare niente. Guardate questo spessore, quanto è molto più grande, è probabilmente 3 volte la dimensione normale di un cuore. Questo signore apparteneva ad una famiglia, fu uno dei miei primi casi tornato in Italia, di cardiomiopatia ipertrofica, e ne fu sottoposto all'impianto di un defibrillatore. L'ecocardiografia, cioè questa metodica di cui vi ho fatto vedere adesso le immagini, è una metodica che consente di vedere proprio com'è all'interno il cuore e può consentire facilmente lo studio delle valvole, lo spessore delle pareti e quanto è grande all'interno il cuore. Ad esempio, questa è una storia di un ragazzo di 38 anni con un ventricolo sinistro molto dilatato. Considerate che la normalità del ventricolo sinistro finisce qua. Questo aveva un buon terzo in più di ventricolo sinistro, una cardiomiopatia dilatativa. Immaginatevi che il cuore, quando si spreme per spingere sangue,
dovrebbe formare delle onde così, invece se vedete questa parete è quasi completamente piatta. Il cuore di questo ragazzo era molto molto debole, è stato trapiantato. Questo invece, vedi se è il mio interno, questa è un'altra immagine di una... No, vabbè, non ti preoccupare. È un'altra immagine di una condizione che si chiama miocardio non compattato, cioè immaginatevi che all'interno di questa camera dove c'è tutto nero, questa quota non ci dovrebbe più essere, perché nella crescita, quando siamo nella pancia della mamma, questa parte si deve riassorbire. In alcuni casi non si assorbe e questo può essere motivo di aritmie potenzialmente fatali. Abbiamo parlato dell'elettrocardiografia, abbiamo detto l'eco. L'elettrocardiografia è una metodica che consente di valutare elettricamente come il cuore ed è estremamente importante perché consente di fare delle diagnosi eclatanti che a volte non si possono evidenziare né alla visita né anche all'ecocardiogramma, come si diceva la sindrome di Brugada o la sindrome del continuo. Non ho cancellato il nome, però immaginatevi che questo è un giocatore di lotta greco-romana e risale a uno dei miei ultimi giorni in ospedale prima che mi trasferissi in clinica privata, novembre del 2012. Mi chiese in una notte di turno di refertare gli elettrocardiogrammi di 20 dipendenti perché lo devono presentare alla medicina preventiva. E qui c'è una piccola alterazione che potrebbe passare inosservato e potrebbe essere quello che ad esempio io, che si chiama blocco di branca destro incompleto. Però c'erano delle cose che non mi piacevano, allora gli ho consigliato a questo ragazzo di fare un esame che si chiama test alla flecainide, che gli feci un'altra notte che ero in ospedale sempre di quei tempi, vedi 21:43 di sera glielo feci. Questo ragazzo con iniezione di farmaco ebbe questa alterazione che è tipica della sindrome di Brugada. Dopo che venne fuori questo problema rifeci io stesso l'anamnesi che avevo fatto io stesso qualche tempo prima, chiedendogli se davvero in famiglia non c'era nessuno che era morto improvvisamente. La prima volta che mi feci questa domanda il ragazzo mi disse categoricamente di no. Qualche tempo più tardi, dopo che gli dissi che era positivo per la sindrome di Brugada, mi disse sì, in effetti dottore, c'è mio papà che è morto in giovane età per un problema, però era sicuramente cerebrale. Alla fine questo ragazzo, che è un mio coetaneo, è stato impiantato per un defibrillatore. Come si mette il defibrillatore? Si punge una vena all'interno del corpo, questa è la clavicola, questa vena si chiama subclavia, con un filo entro dentro il più grande tubo che abbiamo, che si chiama vena cava, si arriva all'interno del cuore. E poi all'interno del cuore si mettono dai due ai tre fili, in questo caso abbiamo messo solo due fili, un catetere in atrio destro e un catetere in ventricolo destro, questo è un catetere salvavita. In altre condizioni l'elettrocardiogramma può ancora risultare normale, per cui un ulteriore esame che si può fare è la prova da sforzo. Questi sono i miei due compagni di merende per le prove da sforzo. Guardate questo tracciato, questo l'ho cancellato, il nome è un signore di Trebisacce che ho visto il 12-11 del 2013. È uno sportivo che aveva, quando non aveva nulla da fare, qualche extrasistole, che per noi è benigna perché un extrasistole che, se vedete, ha la stessa forma, vedete? Questi due battiti sono differenti dagli altri battiti, però più o meno sono tutti identici. Se i battiti sono tutti identici, nella testa del cardiologo vuol dire buona cosa. Vi dico poi di questa storia che abbiamo fatto. Però in genere se ci sono delle extrasistoli conviene fare la prova da sforzo, perché se durante lo sforzo fisico le extrasistoli spariscono è buon segno. Ritornando a persone diciamo, che crescono negli anni e hanno più di due fattori di rischio cardiovascolare, esclusa l'età e il genere maschile o femminile, ad esempio se uno è fumatore ed è iperteso o ipercolesterolemico e ha il diabete, ipercolesterolemico e c'ha la familiarità per malattie cardiovascolari, deve fare la prova da sforzo. Anche se fa la maratona di New York. Per ritornare al signore di prima, quello che gli ho proposto era lo studio elettrofisiologico. Lo studio elettrofisiologico è un esame invasivo, però che si fa da svegli, si addormentano all'interno delle gambe e attraverso una puntura di vene che corrono all'interno delle gambe si fanno, faccio salire dei fili all'interno del cuore. Questo è un cuore,
Qui vedete, metto una serie di fili che hanno il compito di mappare all'interno il cuore. Questo è il massimo che possiamo offrire non solo in Italia ma nel mondo per valutare l'attività elettrica del cuore. Questo nostro amico gli ho fatto lo studio elettrofisiologico, cioè con uno dei fili, in particolar modo con questo filo che va nel ventricolo destro, ho secondo un protocollo indotto delle aritmie. Se il cuore è sano non parte un'aritmia, se il cuore è malato ha una predisposizione alla malattia, parte un'aritmia. Questi segnali che vedete sono degli impulsi elettrici che io do all'interno del cuore. Questo era dall'apice del ventricolo destro, sono andato in una zona del cuore che si chiama tratto di efflusso e ho indotto questa aritmia che si chiama fibrillazione ventricolare, che è il 100% di morte se succede fuori dall'ospedale. Immaginatevi che tra questo battito e questo battito ci sono 400, la frequenza di circa 400, per cui il cuore batte talmente veloce che è fermo. Questi sono i fili che io metto dentro il cuore, questo è l'elettrocardiogramma di superficie. Questo signore che era venuto da me scherzando riceve una diagnosi di un'aritmia minacciosa per la vita, in sala operatoria gli do una scarica elettrica che fa ritornare il cuore a battere regolare, se vedete qua il cuore sta ritornando a battere regolare, e ripartono comunque le sue extrasistoli. Questo signore è stato sottoposto a impianto di defibrillatore. Questo è un altro signore, del Rossanese, 29-11-2013, potrebbe essere una persona non agonista e ha un'aritmia che si chiama flutter atriale, è già fisso a 150-160 battiti per minuto, cioè lui a riposo aveva l'acceleratore premuto. Questo signore gli abbiamo fatto una bruciatura mettendo dei fili all'interno del cuore, questo è quello che io vedo quando faccio questi studi. Come vedete è tutto irregolare durante la bruciatura, se vedete questo ritmo finisce e ritorna il battito regolare, e questa è una risoluzione definitiva di una aritmia. Questo signore potrà ritornare a fare sport di qualunque genere, anche di tipo artistico, e questo è l'elettrocardiogramma finale con una bella attività atriale. Quindi alla fine della storia, situazione economica permettendo, perché gli americani, che sono più intelligenti di noi, però diciamo un po' più pragmatici, fanno conti di quante morti ho, quanto mi costa fare uno screening di base, e si sono fatti due conti, hanno visto che fare solo gli elettrocardiogrammi che facciamo noi gli costa 750 milioni di dollari, hanno visto quante persone muoiono, hanno stabilito che non si possono fare gli elettrocardiogrammi. È una cosa incredibile, ma ragionano così. D'altra parte sono molto più seri di noi, perché l'elettrocardiogramma viene refertato da persone competenti. Molto spesso chi fa medicina dello sport, non sono i nostri medici dello sport, ma sono medici dello sport che dalle nostre parti vengono con un camioncino da altre regioni d'Italia, sono assolutamente incapaci di fare il mestiere che fanno. Comunque, detto questo, lo screening è fondamentale nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma, bisogna fare la visita e l'esame obiettivo, e nei pazienti che vengono sottoposti a training agonistici è auspicabile associare anche valutazione cardiologica ed un esame ecocardiografico completo. Grazie.